volevo solo dire due parole e ringraziare gli amici del Palio per questo riconoscimento, che al di là dei risultati e delle medaglie vinte, ricevere un premio dalla propria città e dai propri cittadini è come essere nel cuore della città e nei pensieri dei cittadini, e questo mi fa molto piacere. È come dire, allora qualcosa faccio di buono, qualcosa anche per loro. E più, diciamo, non voglio essere un esempio, però più che esempio voglio rivolgermi ai giovani, a questi ragazzi, e dire a loro di essere loro il proprio esempio, di porsi degli obiettivi e non mai dei limiti, degli obiettivi da raggiungere per essere migliori di quanto già lo sono. E quindi volevo augurargli a loro lo sport, praticare lo sport fin dai primi anni dell'adolescenza, perché lo sport è integrazione e aggregazione, anche se in questo momento purtroppo dobbiamo rimanere un pochino distanziati. E lo sport è amicizia. Io la mia migliore amica l'ho conosciuta sul campo di atletica leggera, siamo tuttora amiche dopo 40 anni, e quindi lo sport fa parte della vita. Spesso si dice lo sport è una palestra di vita, ed è proprio così, perché la mente allenata, il fisico allenato a sopportare mille fatiche ci aiuta tutti i giorni nella vita quotidiana a superare ogni limite. E quindi grazie ancora a tutti, bellissima manifestazione, grazie mille. Matteo Lodo, ospite d'onore qui a Sport in Piazza, scampeggia subito la medaglia che hai vinto alle Olimpiadi, questo bronzo importante, forse il bronzo che luccica di più visto le difficoltà che hai avuto proprio a Tokyo, anche un caso di Covid, quindi è stata una finale molto difficoltosa, avete sconfitto anche voi gli inglesi, così come l'atletica, come il calcio e diversi altri sport. Sì, intanto siamo qui oggi, ringrazio il sindaco, il comandante della Guardia di Finanza qui a Gaeta per l'invito, è un onore, è una bellissima manifestazione. E niente, sì, è stato un po' una medaglia, diciamo, dalla doppia faccia, cioè sicuramente l'orgoglio e la gioia di aver preso una medaglia, però sicuramente come sapete un po' il rammarico che sicuramente potevamo fare di meglio, eravamo partiti per farlo, ci stavamo riuscendo, purtroppo il Covid ci ha beccato proprio l'ultimo giorno a 3 ore dalla finale, sembra proprio questa maledizione, però ecco, dispiace, il nostro compagno è stato fermato all'ultimo, per fortuna il nostro allenatore ci ha messo su Marco, che faceva il 2 senza Figuno al giorno prima, e ha fatto la gara con noi e siamo riusciti a portare questa medaglia di bronzo davanti agli inglesi. Tanti successi per te, anche quello Olimpiadi di Rio e poi anche i mondiali, Coppa del Mondo. Qual è stata l'emozione più bella della carriera? Beh, le emozioni più belle della mia carriera sicuramente mettiamo le medaglie olimpiche, quella di Rio è questa, ma rimarrà sempre il mondiale vinto nel 2017, una delle più grandi, perché è stata una delle gare, se non la gara più bella che ho fatto finora. Speriamo di ripeterci, però questa è, ecco.